Buonasera a tutti e do il benvenuto ai nostri, non solo allievi, ma anche a chi annualmente segue questo nostro appuntamento solito, che smuove, possiamo dirlo chiaramente, non poche emozioni da parte di chi ha fatto il test di medicina in questo 2021. Circa 60.000 candidati sono stati, insomma, scrutinati questa mattina con questa prova. Così importante come il test di medicina e di odontoiatria. Compito di questo breve speech è quello di, insomma, fondamentalmente fare due cose. Uno, analizzare la prova di oggi, parlandone, insomma, nel merito. Secondo aspetto che cercherò di trattare, compito non facile, è fare quella che, insomma, ogni anno in questa giornata ci si aspetta, quella che può essere un'ipotesi di previsione di punteggio minimo. Ufficialità che avremo il 17 settembre 2021, ovviamente. Quindi quello che c'è da dire, parto subito da quello che ci porta a parlare di previsione di punteggio, è ovviamente ruota su due fattori. Cioè, per parlare di previsione di punteggio bisogna analizzare fondamentalmente due dati. Uno è il numero di posti in medicina che è stato sancito quest'anno dal Ministero, numero che è stato decretato con appunto decreto-legge pubblicato l'altro ieri dal MUR, Ministero dell'Università e della Ricerca, che di fatto aumenta a 770 unità di posti di medicina in più in tutta Italia, nei 50 atenei che quest'anno terranno i corsi di medicina e chirurgia. Ricordiamo a chi segue che quest'anno, supponiamo per via, insomma, dell'epidemia purtroppo vissuta, c'è stato un aumento insomma, di atenei che l'anno scorso non avevamo, che quest'anno erogheranno la formazione in medicina e chirurgia. Quindi a questi 770 posti di medicina ne sono stati aggiunti altri 42 rispetto all'anno scorso di odontoiatria, anche se sono corsi d'area diversi. Ricordiamo, per chi non lo sapesse ancora, che il test di oggi comprende sia quello di medicina che di odontoiatria, pertanto i numeri dei posti vanno sommati. Di fatto, quest'anno, rispetto allo scorso anno, avremo 812 posti in più tra medicina e odontoiatria. Allora, cosa sarebbe successo? Quindi l'assunto sul quale, uno dei due assunti sul quale si basa questo ragionamento che mi porterà a parlare di previsione di punteggio minimo. Uno dei due assunti è questo, cioè cosa sarebbe successo se l'anno scorso, quindi parliamo del 2020, ci fossero stati la stessa quantità di posti di quest'anno. L'anno scorso il dato dei posti di medicina ed odontoiatria è stato pari a oltre 12.000 posti, 12.362. Ok, ci sono stati degli aggiustamenti poi dai vari atenei, però rimaniamo su questo dato. E il 12.362esimo l'anno scorso ha avuto un punteggio minimo pari a 39,9. Dato che ci tengo a dire è stato da noi previsto nella giornata equivalente che abbiamo tenuto il 3 settembre 2020, quando in una giornata simile, analoga a quella di oggi, dicevamo che il punteggio minimo si sarebbe aggirato tra i 38 e i 41 punti. Il 39,90 ha confermato questa predittività basata su questi due assunti che sto condividendo con voi adesso. Quindi la domanda è: 39,90 nel 2020 con 12.000 passaposti, che tipo di punteggio sarebbe diventato se avessimo avuto non 12.000 passaposti, ma i 13.174 pubblicati da bando quest'anno nelle università statali, sia per quanto riguarda il corso di laurea in medicina, sia per quanto riguarda il corso di laurea in odontoiatria. Ricordiamo che il numero di posti è quello che ho citato prima, c'è stato un incremento, e la somma dei due numeri di posti, e di medicina e di odontoiatria, si attesta attorno a 13.174. Quindi la domanda è: nel 2020 il 13.174esimo, quanti punti avrebbe fatto? Non 39,90, ma un punteggio ovviamente più basso, sarebbe stato di 39,20. Lo possiamo verificare su questo file che condivido velocemente, giusto a testimonianza di quanto sto riportando. È evidenziato in giallo, si può notare facilmente. Quindi il 13.174, quanto
Questa è la graduatoria anonima pubblicata il 17 settembre del 2020, lo faccio notare, e questo punteggio minimo teorico, che non tiene in considerazione degli scorrimenti che poi saranno oggetto di un altro video che faremo da fine mese, quando verrà pubblicata la graduatoria unica nazionale. Morale, questo dato, 39,20, ci permette di fare che cosa? Il primo dei due assunti, attenti bene, ogni allievo, ogni studente, ogni candidato al test di medicina di questa mattina che si è recato a fare il test nel proprio ateneo, poteva ipotizzare che quest'anno, a parità, dico una cosa che è gigantesca, che a parità di difficoltà del test, quindi ipotizzando che la difficoltà del test di quest'anno fosse stata analoga, se non identica, l'anno scorso, se l'anno scorso si entrava con 39,90, quest'anno il punteggio sarebbe stato di 39,20. Teniamo in mente questo numero. Ovviamente, e qua mi aggancio al secondo presupposto, quindi il primo, lo riepilogo, il primo dipende, il punteggio minimo, dalla quantità dei posti disponibili. Più posti, capite benissimo, punteggio minimo più basso, perché entrano più persone. Meno posti, vale lo stesso discorso, viceversa, punteggio minimo più elevato. Fin qua ci siamo, è il primo presupposto. Secondo presupposto è valutare in maniera analitica, in maniera attenta, in maniera molto molto approfondita, la difficoltà della prova che è stata presentata quest'anno. Cioè il test di medicina di oggi, quindi test medicina 2021 rispetto al 2020, è stato di pari identica difficoltà o no? Per rispondere a questa domanda, non a caso sto facendo questo video dopo, insomma, un po' di tempo da quando abbiamo analizzato questa prova con tutto il nostro staff di docenti, sia di logica e cultura, sia di biologia e chimica, sia di fisica e matematica, sia di chimica. Tra l'altro invito tutti coloro che stanno seguendo questo video, chi di voi volesse seguire nello specifico il commento di ogni singola domanda, di ogni disciplina, verranno pubblicate sul nostro canale YouTube, che è esattamente quello sul quale state seguendo questo speech. Vi invito a guardare i video dedicati di biologia che saranno tenuti da Carlotta Arnaldi e Federica Raspanti. Per chimica invece verranno commentati da Michela Torielli e Cristina Principe. Per logica e cultura ci saranno il professor Federico Remaggi e Marco Pagano. E infine per matematica e fisica il commento verrà tenuto da Riccardo Toscano e Daniel Rossi. Vi invito dunque, faremo altri 4 video separati, così una persona, chi di voi fosse interessata a guardare un video piuttosto che l'altro, potrà andare in maniera mirata a guardare il commento di ogni singola materia. Ritornando al punto di prima, l'analisi fatta quest'anno in Camera Caritatis, dove siamo stati per un'ora abbondante a confrontarci sui vari quesiti, ci permette di affermare che la prova di quest'anno è, analizzando i quesiti uno a uno rispetto a quelli dell'anno scorso, è sicuramente più complessa, più tosta rispetto a quella dell'anno scorso, con, attenti bene, un aggravante. Di base sui 60 quesiti che hanno composto la prova, ne abbiamo notati, ce ne sono due in assoluto, che di una difficoltà che l'anno scorso non poteva esserci. Questo peso eserciterà, cioè il peso di questa difficoltà inevitabilmente farà sì che quel punteggio minimo si abbasserà ulteriormente dal 39,20 detto prima, riteniamo su un 38,5, 38,6, ok? Il margine d'errore è più o meno un punto rispetto a quello che poi sarà quello effettivo. Quindi teniamo sui 38,5, 38,6. C'è però un aspetto fondamentale che va dichiarato e che ci aspettavamo fortemente che non accadesse. Tema dell'errata corrige. Periodicamente, durante i test di medicina, un anno sì, un anno no, può capitare una domanda, due domande che possono essere oggetto di ambiguità, una domanda che non ammette una risposta unica come quella giusta, a volte ne possono capitare due, a volte possono essere informazioni riportate male. Ecco, la quantità di, definiamoli di errata corrige
ho di quesiti ambigui di quest'anno, purtroppo, e questo ci duole dirlo, sicuramente il MUR dovrà dare spiegazioni, dare insomma, una posizione su questo. Dalla nostra analisi, insomma, svolta insomma, insomma, nelle ultime ore, noi contiamo addirittura non uno, non due, ma abbiamo sei quesiti, che sono tantissimi, che possono essere oggetto insomma, di ambiguità. Voglio molto velocemente mostrare questi quesiti di quali parliamo, perché la previsione appena descritta deve inevitabilmente tenere in considerazione il comportamento che avrà il MUR su come gestirà queste data coverage. Come si comporterà? Darà la risposta corretta a tutti o lo farà parzialmente per i sei quesiti? Lo scopriremo solo vivendo. Sicuramente penso di poter parlare a nome dei, insomma, di tutti coloro che hanno ottenuto questo test. Sicuramente sarebbe stata apprezzata una prova, insomma, pulita, fluida, senza insomma, prestarsi a questo tipo di ambiguità che adesso vado velocemente a mostrare. Allora, le sei ambiguità le abbiamo riscontrate, due tra una in logica, una in cultura, quindi due nell'area logica e cultura, che fanno blocco, creano un blocco unico, addirittura tre in biologia, una che è palesemente insomma, sbagliata, quesito analogo, tra l'altro uscito l'altro ieri nella prova fatta per veterinaria, abbiamo notato lo stesso errore sia l'altro ieri che oggi. E in biologia, oltre a questo errore, abbiamo notato altre due domande che si prestano a una duplice risposta corretta. Quindi due in logica e cultura, tre in biologia e una in fisica e matematica. Okay? Vado velocemente a mostrarvi i numeri di quesiti in questione e dopodiché vorrei concludere il ragionamento fatto, molto importante, altrimenti suppongo che chi di voi sta seguendo questo video non sarebbe qua a seguirlo se non ci fosse questo tipo di interesse, di insomma, analiticità nel commentarla. Allora, vado un attimino in modalità condivisione schermo, vado sul test di medicina, che in questo istante si dovrebbe vedere. Allora, questa è la prova di medicina che noi abbiamo preso, è la stessa copia pubblicata dal Ministero, l'abbiamo presa e messa a disposizione per i nostri allievi, miscelando le risposte. Cioè, le risposte corrette non sono tutte le A, cosa che avviene nel PDF pubblicato dal Ministero, in questo nostro file le misceliamo per dare la possibilità ai nostri allievi di poter mettere risposte che ricordano. Avendolo ovviamente nella risposta A, insomma, la risposta ne verrebbe indubbiamente influenzata. Allora, i quesiti oggetto di discussione non li commenterò adesso. Chi di voi volesse avere qualche dettaglio in più, lo invito, ribadisco, a guardare i video specifici nelle quattro materie che vi ho citato prima. Ok? Quindi parto. Quesito numero 2, la risposta che dà il Ministero come corretta è 2, cioè in questo caso sarebbe la risposta E. Dalla nostra analisi fatta con i docenti, per noi la risposta corretta è 0. Ok? Il perché e il per come, ribadisco, lo invito, vi rimando al video che verrà pubblicato, che troverete sul nostro canale YouTube tra poco. Primo quesito del numero 2 e riguarda la logica. Altri quesiti vanno bene quelli di logica, poi andiamo, abbiamo un quesito di cultura generale che, insomma, una particolarità, definiamola pure con un eufemismo abbastanza originale, e il quesito 21 è quello che potete osservare, è un quesito di cultura generale, l'unica cosa che è un quesito a tutti gli effetti di chimica, si parla dell'atomo di idrogeno, delle sue misure, insomma, definirlo un quesito di cultura generale ci sembra insomma, un pochino forzata come posizione. Ma al di là della svista di posizionare un quesito di chimica nell'area di cultura generale, la cosa molto più strana è la condizione numero 2, cioè fino alla insomma la prima condizione, l'idrogeno è l'unico elemento a cui si attribuiscono nomi differenti per alcuni suoi isotopi, questa si può accettare, ripeto, i dettagli di questo verranno commentati dai nostri docenti, c'è il deuterio, c'è il trizio, c'è, insomma, ci sono dei nomi, quindi la A1, la condizione A1 è accettabile. Quello che non riusciamo a comprendere,
semplicemente con la comprensione della lingua italiana, è come viene posta la condizione 2, che dice in chilogrammi, virgola, della massa di atomo, che insomma un po' stona con la fluidità della lingua italiana, e dice è compresa fra 10 alla meno 31 e 10 alla meno 29. E ora, volendo riempire con dei significati questo quesito non dà pieno, insomma, la massa di un atomo è nell'intorno di 10 alla meno 27 come ordine di grandezza. Quindi anche parafrasando, dando un significato che questo quesito per come posto non riesce a dare, non riteniamo che sia giusta questa condizione qui. Quindi bisognerà vedere appunto il Ministero come si comporterà nell'accettare come risposta giusta quella che dà nel quesito riportato come l'A. Ok? Non abbiamo come risposta giusta in questo quesito, dovremmo avere solo A1, cosa che non osserviamo nelle cinque alternative. Quindi ho appena citato le due, insomma, lasciatemi definire, ambiguità, per usare un termine elegante, nell'area di logica e cultura. Vado velocemente sulla 23, altro quesito che è discutibile, se non errato, e altri due quesiti come il 26 e il 28, che ammettono, a dire delle nostre docenti biologhe, non una risposta unica, ma ci sono, possono essere almeno due risposte corrette. Ok? Quindi questo per quanto riguarda la biologia, e infine abbiamo nell'area di matematica e fisica, ecco, da quello che sto descrivendo la chimica si salva, che non contiene a parer nostro delle errata corrige. Infine abbiamo nel quesito numero 56, che prendo subito, eccolo qua, anche in questo caso i nostri docenti ci hanno fatto notare che si tratta di un'errata corrige, in quanto, ora, seguendo il commento che verrà destinato a matematica e fisica, gli estremi sarebbero esclusi nel modo che è stato indicato dal Ministero. Le parentesi quadre posizionate in quel modo lì indicano che gli estremi sono compresi, quando invece per risolvere correttamente il quesito dovrebbe essere esclusi. Quindi, in sintesi, esco dalla condivisione di questo PDF, che di sicuro non, ahimè, ci permette di essere, insomma, sereni su come verrà vissuta. Insomma, c'è una componente empatica che va in ognuno dei 60.000 ragazzi che questa mattina sono presentati in tutta Italia, desiderosi di affrontare al meglio questo test. Insomma, sarebbe stata, ribadisco, cosa molto apprezzata, che non si, insomma, da tecnico cerco di essere, insomma, più politically correct che possa essere, però, insomma, trovarsi davanti a un compito che una persona aspetta per un anno con, insomma, sei domande tra l'errato, la distrazione e l'ambiguità, insomma, si sarebbe potuto fare molto meglio. Mettiamola giù così e cerchiamo di tenere un profilo più, insomma, più corretto possibile nei confronti dei tanti che hanno sostenuto questa prova. Quindi, ritornando al titolo, all'oggetto di questo video, quale sarà la previsione del punteggio minimo? È necessario che io scorpori questi due aspetti. Se non ci fossero stati queste sei domande, l'intorno che noi prevediamo da qui al 17 settembre, che potrà essere un punteggio minimo teorico, è attorno a quel punteggio che ho dato prima, quindi sui 38 e 6 più o meno 1, ok? Quindi può essere 39 e 6, insomma 38, in quell'intorno lì. Domanda interrogativo che potrà risolvere solo il MUR è come considererà i sei quesiti in questione, se ne considererà solo una parte giusti per tutti e 60.000 candidati, se li ignorerà completamente, dirà questo è, questo rimane, oppure se li convaliderà tutti. Ovviamente basterebbe che di questi sei quesiti ne venissero assegnati uno corretto, uno solo corretto a tutti, e ovviamente se viene data una domanda corretta a tutti, il test non sarebbe 60, su 60 domande, ma su 59. Quindi tutti quanti, anziché partire da zero, partirebbero da un punto e mezzo. E, insomma, questo andrebbe ovviamente a sfalsare le indicazioni numeriche date prima. Ovviamente
fra 2 settimane riusciremo, inizieremo quantomeno a risolvere questo dubbio. Ce lo auguriamo fortemente per i tanti che sono stati esposti a questo test oggi e ci auguriamo fortemente che, insomma, il BUR faccia le valutazioni del caso e confidiamo naturalmente che dopo la vista di questo video contiamo di aver fatto cosa gradita nel dare un'informazione, insomma, frutto di una nostra predittività legata alla nostra esperienza che possa in un qualche modo togliere della curiosità da parte di chi di voi ha scelto di vedere questo video. Non aggiungo altro se non il rimandarvi, per chi di voi volesse, nei video specifici che commentano le materie disciplinari: logica, cultura, biologia, chimica, fisica, matematica. Faccio un in bocca al lupo per il vostro esito che conoscerete in questo mese. Ci aggiorniamo alla prossima, che sicuramente sarà intorno al 17 settembre, giorno in cui verrà pubblicata la graduatoria in anonimo, ricordiamo. Ci vorrà fino a mese per vedere la graduatoria in chiaro. Nient'altro. Buona serata a tutti. Ciao ciao.